siamo. Allora, attenzione, abbiamo preparato per voi un mini microscopio del finale di Tabarro, che penso sia adatto alle perle nere, per sentirle in tutte le salse. Beh, perle multicolori però, esatto. Vuol dire, sempre perle brune. Le brune. Cominceremo con subito col maestro Venarto, che regala una versione veramente drammatica, che vorrei tu vedessi anche online. Si può vedere maestro Venarto? Come no? Certo. Quindi non è Richter a questo punto, si è... No. Dopo che si era sparsa la voce che fosse Richter invece... No. Qualche volta dolore, qualche volta delitto, una stupenda regia la tedesca, esce una gamba mozza insanguinata dal tabarro. Giorgetta però è un uomo, è un orientale, sì. E poi dà la gamba in testa a Michele. La scena più terribile. Bene, maestro Venarto, stupendo. Beh, abbiamo quindi scoperto con un certo sollievo che non è sviato da Richter, come si era sparso. Ora abbiamo la Scotto con McNeil. Scotto McNeil nel tabarro. Però, bel cantista, insomma, altro che perla nera, questa è una cosa meravigliosa. No, meravigliosa. Stata un sol mostruoso di McNeil e poi la Scotto. Ma tutto McNeil, la frase è stata grandiosa, splendida, sì. Veramente il più grande, uno veramente dei più grandi. Infatti. Qui c'è l'uccisione del tenore. Qui abbiamo Angeles Gulin con Silvano Carroli, il tenore morto e Placido Domingo. Lei chi è? Angeles Gulin. Video, la cosa più bella è il topone che cade, cade. Ora in questa disamina di urla sarà interessante sentire la versione Tebaldi, che è clamorosamente più castigata del solito. Vedi? Qui con Robert Merrill, però ricordiamo siamo in studio, altro grande. Thank you.
ritornello, diciamo, quasi dimesso, sì, rispetto alle grandi urla, sì, della Tebaldi. Perché la Tebaldi amava urlare dove non urlava nessuno, sì, quindi quando doveva urlare nei punti, quelli, esatto, topici, non le interessava, non era stimolata, non era uno sfogo, sì. Leontine Price. Accidenti, Merrill, che gigante. Mamma pure. Mia. Vedete, McNeil e Merrill, una lotta di... Oddio! Leontine... Chi è il tenore morto? Tra poco ve lo diciamo. Non si capisce una parola, cioè sì, li capiamo perché le sappiamo, ma non... infatti. La Cabai mai ha fatto. Mai. Peccato. Mai. Proprio, però almeno un po' più femminile, se prima, sì, era così, infatti, so. Oh, spieghiamo, insomma, gli ascoltatori sanno cosa accade, e Michele apre il suo tabarro, il suo mantello, e dentro c'è morto Luigi, appunto, che era l'amante della moglie, l'amante della moglie, Beverly Sills. Oh, Beverly Sills volle fare Giorgetta. Vedi, la Cabaye mai e la Sills sì, proprio il mondo strano, il mondo, sì, dell'opera, sì. Il baritono è Seymour Schwartzman. Chi è? Ignoro, però la voce è interessante. L'urlo più bello, quello, questo della Sils. Questo è il più bello, sì. C'era un... Sembra che abbiano... l'abbiano sgozzata, però sembra, sì, una cosa terribile. Ora arriviamo a un duo straordinario, Juan Pons e Maria Guleghina, dove insomma si spera nella Guleghina in qualche anche cosa la, dice, di... anche la Olivero non ha mai fatto. Adesso fatto, arriva, sì. Ah, c'è, no, ah, sarà la perla migliore. Qualche volta è un urlo classico questo. C'è un messaggio molto poco carino sulla, sì, Price come interprete di Puccini. No, lei è stata una grande anche nel, infatti, come nella Butterfly, no? Quali sono le grandi Marco cose? Marco da Roma scrive: il tabacco è la mia opera preferita. Oggi la Price compie gli anni, le facciamo tanti auguri. Ah sì? E poi c'è una lite, una triste lite tra i figli di Del Monaco per il testamento. Ma adesso esce fuori il testamento. È strano perché sono passati 30 anni. Guarda. Infatti. Tito Gobbi, ah, e Margaret Maas. Lei ha fatto un grido così, oh, molto, oh, così, esatto. Gobbi è stato incredibile come, sì, facesse comunque tutto con una voce che non sembrerebbe consentirlo. È vero. Rispetto a Merrill, come abbiamo sentito, sì, questa pienezza. Questo che splendido uso della gola proprio, però fatto con l'espressione. Merrill fosse il più grande, sì, devo dire, come che inizia la... In assoluto, sì, sì. Magda Olivero. Ecco, con chi? Giulio Fioravanti. Ah, con Fioravanti. Thank you.
Biancaneve, sommersa, no, non ci... sommersa dall'orchestra. E volevamo, ti aspettavamo, però forse più realistica, perché chissà se uno nella vita veramente uno urla, cioè vedendo un cadavere uno fa una cosa del genere. Infatti, io per rimanere con la voce mozzata, no? Ora abbiamo un finale nuovo, mai sentito prima. Marcia Branda e Francisco Nives sono brasiliani. Sentite cosa c'è, non so se è una versione particolare, ma mai sentita. Giustamente, però se deve farlo calante l'acuto era meglio che faceva l'urlo, non era ormai. Meglio l'urlo. Cosa... Cioè, se vuoi cantare, canta. Esatto. Questi sono quelli i peggioramenti. Infatti, famosi, no? E adesso arriviamo all'ultima perla, che è la più clamorosa, è quella con Cesare Bardelli a Barcellona insieme ad Antonietta Timessen, la direzione di Anton Guadagno. In pratica Cesare Bardelli aggiunge parole alla fine, vieni, cosa dice? Sì, vieni, cioè, diventa truce. Dice escort, no, non, non, forse no. Glielo dice, sì. Forse glielo dice. Beh, abbiamo visto anche prima nella la scena con la guleghina che il baritono la scaglia sul cadavere dell'amante come per fargli unire in un ultimo random plesso, sì. Allora, ricordiamo, ci chiedono un microscopio sulla Salome. Ne abbiamo fatti tanti. Possiamo giusto fare un aggiornamento. Finale, la scena con Yohanan, tutto. Siete abbiamo poco fatto. Aggiornati. Tutto abbiamo fatto. Non hanno mai pensato, ci chiede un ascoltatore, di affidare la regia di Tabarro a Hitchcock? Ormai Hitchcock è in cielo, lo giusto, potrà fare. Dario Argento. È Dario Argento, sì. Gossip, quale gossip abbiamo fatto, non ho capito? Cosa avremmo fatto? Gossip. Sempre quando vogliono offenderci dicono cose, di chi abbiamo parlato? Di chi abbiamo parlato? Di quale matrimonio, di quale cosa? Nessuno. Antonia è sospetta che vi sia la musica della Manon dentro il Tabarro. Beh, l'autore è lo stesso, però, della Manon Lescaut, però, certo, sì, l'opera è molto diversa. C'è in comune l'ambientazione parigina. Un po', sì. C'è questo, infatti. Un altro ascoltatore chiede una puntata su Mario Petri. Come gli è venuto in mente? No, quella non l'avevo mai fatta. Cioè, mi piacerebbe l'associazione di idee tra beh, le ci vorrebbe che... un parente, un allievo, qualcuno, sì, volentieri, è stato un artista anche lui. Infatti, anche una persona simpaticissima a conoscerlo, Poi, se uno pensa al basso italiano più noto di oggi, insomma, in fondo Petri aveva delle... Sì, anche è vero, è vero. Alla Price Campione degli anni... Ma perché i messaggi non li possiamo vedere uno alla volta? Paola ci chiede, peccato che Andrea Merli non abbia parlato di Sonnambula di Barcellona, che è stata meravigliosa, ma lo faremo in un prossimo collegamento. Intanto vi salutiamo, ringraziamo Gaetano Chiarella, nostro tecnico, e Lucia Rosei, nostra... perfetta regista. E appuntamento a domani. A domani con una nuova barcaccia. Vi salutano Enrico Stinchelli e Michele Suozzo. Ciao.